In questo breve video, un frammento del podcast Contemporaneamente, integralmente disponibile su Parallelo 42 Allora, su è una RTV. bellissima domanda. Partiamo dalla passione per il lavoro che svolgo, come tutti quelli a cui piace il diritto. Io sono appassionato di soluzioni razionali per problemi sociali. Sono appassionato di regole del gioco che possano rendere la convivenza fra umani più libera e più felice Se possibile. Se il diritto possibile, si quindi. possa si crei o si scopra, è un dibattito che era presente già fra i giuristi del diritto romano, cioè i primi ad aver professionalizzato il nostro lavoro. Sono vere entrambe le posizioni. Il Il diritto maestro del cinema sicuramente. europeo, la sua opera esprime grandi qualità drammatiche e visive. Tutti i suoi film raccontano temi cruciali tra individuo e società. Beh, Ambrogio è un po' l'opera prima, in anni in cui le registe, le autrici, donne erano molto poche. Questa ragazza che vuole fare il capitano di lungo corso per inseguire un sogno di libertà era un po', ahimè, me stessa. Penso davvero un'operina con qualche tono di commedia, anche se molto malinconico, nel senso che poi appunto lei riesce in questo suo sogno di fare il capitano di lungo corso, ma si ritrova completamente sola. Prima Mattei parlava di essere, come dire, vendicativi, no? Io per il mio secondo lungometraggio, che si chiama La mia generazione, e che è un film sugli anni di piombo, e che è tutto girato in un furgone blindato, dentro il quale c'è capitano dei carabinieri molto abile, un detenuto politico e un Ha detenuto sollecitato comune. Moltissime polemiche. Io dicevo con molta ingenuità, ma lo Stato non deve essere vendicativo. Io ho chiacchierato molto nel mio passato, anche spesso vado a fare lezione in carcere a Torino, nel supercarcere delle Vallette, in cui ho incontrato tantissime persone che hanno fatto e stanno scontando decenni e decenni di prigione per comportamenti politici tenuti negli anni 70, negli anni 80. È un'esperienza che andrebbe fatta, nel senso che si capisce il paese in un modo molto diverso da come lo capisci o non lo capisci se ti Dominante sui abbandoni o giornali o la ampi i film propaganda. che vengono promossi, perché poi dopo anche il cinema è sicuramente, Film, questo proprio perché sono impiegherebbe molto molto potenti potente. nel fare pensare le persone, possono anche essere molto potenti nel farle non pensare. E questo Certo. è un punto che voglio mettere sul piano della discussione, ecco. Infatti, quelli di Vilma L'Abate fanno pensare profondamente. Ma sicuramente il cinema, ha avuto dei momenti molto alti di propaganda. Questo però è un argomento difficilissimo, un po' come la prima domanda che lei ha, perché è un po' come è nato prima l'uovo o la gallina. Allora, è vero, il cinema è anche propaganda ed è una propaganda che hanno espresso molti paesi, non solo Hollywood, anche l'Europa, anche l'Europa dell'Est, assolutamente. Però è anche vero che alcuni film di propaganda sono L'articolo molto 1 belli. della Costituzione recita: l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. L'articolo 4: la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che Devo rendono dire effettivo questo molto diritto. sinceramente che penso, ho sempre pensato al diritto come un bene comune. Sono sempre stato molto innamorato della tradizione, anche della monarcomachia, cioè di quelli che dicevano: ma se il governante porta la rovina al popolo, il popolo ha un diritto dovere di resistenza collettiva rispetto a quei comportamenti, che addirittura può raggiungere il primo grande istituto del diritto costituzionale, era stato il regicidio, voglio dire, di questo stiamo parlando. Quindi sono cose molto, molto delicate. Io credo che Quello il chiede il rapporto. mercato e quindi il mercato sostiene quel cinema là. Si fanno per esempio tante commedie in Italia, tantissime, troppe, nel senso che se si producono più o meno 200-250 film,
Beh, molto, ma molto più della metà sono commedie. Questo succede perché la speranza è quella di E fare una sono commedia andato, per... come spesso bisogna fare, forse lo fanno anche i documentaristi bravi, a seguire i denari, a vedere dov'è l'interesse, a vedere quali sono, diciamo, le dialettiche, le dinamiche materiali che arrivano. Ed il mercato non è un dato, il mercato è un costruito, il mercato è qualcosa che viene politicamente determinato. E poi naturalizzato da una strategia. In questo senso è un po' come il diritto, no? Il diritto che viene poi naturalizzato da noi giuristi che diciamo, ma depoliticizzato, una Pubblico che è cosa sempre tecnica. meno, è sempre più stanco, è sempre più sfigato, è sempre più cinico, è sempre più annoiato. Il pubblico in una sala entusiasta dopo aver visto una cosa è una delle cose più preziose per me. Però anche per Mattei la piazza piena era un lusso, lui l'ha È chiamata lusso. meraviglioso, quindi è una bellissima opportunità di farti i complimenti in diretta. Grazie, anche se era un film invece non assolutamente molto imperfetto. Ah, Grazie. mi è piaciuto tanto, però forse perché non amo il lusso, vedi, puntavo più alla sostanza. L'ho trovato straordinario dal punto di vista del messaggio politico e di Qui come siamo arriva resi ovviamente a davvero. Marshall McLuhan, no? Il fatto che il mezzo di comunicazione determina i contenuti stessi e quindi il mezzo di comunicazione E qui non è c'è un'analogia molto soltanto... forte col diritto, che io vedo come un'analogia che non fa ben presagire. Ossia, è chiaro che tu potresti inserire oggi in una macchina, come viene fatto in Cina, viene fatto oggi in Canada, viene fatto da varie parti, alcune informazioni sulle persone ed ottenere un risultato alla decisione giurisprudenziale fatto dall'autorità. In contemporaneamente trovate i dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.